Se siamo fatti in culo pure da Badoin! E non è che se siamo fatti da Badoin! Da Badoin! È che ci dice male! Ma che cazzo! Basta, su, non ci fa niente. Se è così, è così. Sono 5 giornate che va così e basta. Mettete l'anima in bacio. Commentiamo sta cosa, se proprio è necessario. Ecco, è necessario sì, perché sono curiosi di sapere come. Come è successo? Come è successo? Risultati del fantacalcio, giornata manco me ricordo, ragazzi. Il Gabone sta sprofondando. Sta manna proprio sotto il treno. A sotto fitto. Vai, casi, grava. Ciao ragazzi. Ciao. Siamo tornati con questo nuovo video perché appunto mi avete chiesto un 500. Io non volevo, che vi avevo detto, se perdo pure sta settimana io non faccio il video. Però siccome mi state a chiedere, ve lo dico. Lo facciamo. Ve lo dico mio malgrado. Lo facciamo. Giocavo contro il primo in classifica. Fino a poco fa ero io primo in classifica, però. Non stiamo giocando contro noi stessi. Ecco appunto. No, fino a passiamo alle cose fantaformali. Brogna, ragazzi miei, Gabboman. Che palle, me lo del culo fa sto video. Allora, ve leggo prima la formazione mia, poi ve leggo la sua o al contrario, come preferite. Ditemelo. No, non mi parlo. No, prima la tua. La mia. Prima la tua. Donnarumma. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, ma rotto il cazzo. Ha preso 7. Perché ha preso 7? Ma ha subito gol. E quindi è 6. E quindi in cazzo. Vabbè. Toloi 7,5 perché ha fatto un assist. Quindi 6,5 più assist, ragazzi. Una minima gioia l'abbiamo avuta. Benati a 6,5. Ragazzi, c'ho la media più alta del 6,5. Perché c'ho un 7,5. Benati a 6,5. Manolas 6,5. Ma io più di così. Ma che cazzo devo fare? Non lo so. Andiamo avanti. Leggi tu, porca mignotta. Se non fermi il telefono, allora Manolas 6,5. L'avevamo già detto. Ah, ok, l'avevi detto. Sembriato. No, sì. Era rimasta Benati. Va bene. D'Alessandro 7,5 perché ha preso 6,5 di voto più un assist. Ragazzi miei, 7,5! Vai avanti. Douglas Costa che hai messo titolare, ma non ha giocato. Allegri se l'è scordato. Sono 20 partite che non gioca. Non ha giocato. E mi è rotto abbastanza al bucio del sedere perché ho messo primo panchinaro Brozovic che non gli hanno fatto strusciare il campo. Non ha proprio giocato. Ma voglio aprire Voglio aprire una piccola postilla perché mannaggia quel porco. Ultimamente i miei giocatori vengono dati tutti, non si sa se in panchina, non si sa nei probabili formazioni. Quindi abbiamo pure difficoltà nello schierare la formazione. Ho difficoltà a schierare la formazione ogni volta perché o giocano e escono a fine primo tempo oppure non giocano proprio per niente. È entrato De Rossi che ha preso 5,5, ma io non volevo che entrasse, io volevo che giocasse o Brozovic, ma la mia prima scelta ovviamente era Douglas Costa perché a Juventus insomma c'era una partita abbastanza facile, abbastanza alla portata. Vabbè, quindi Allegri ha optato per il riposo. Poi andiamo avanti con Lucas Leiva che ha preso 6,5. Ragazzi comunque, miei, ha fatto una buona partita. Una prestazione della Madosca, ma il problema sono gli attaccanti. Ragazzi, c'ho 6 attaccanti che fino a 5 settimane fa segnavano sempre di continuo. Sono 5 settimane che non mi fanno un gol. Cominciano a mancare i gol degli attaccanti. Poi finiamo con Florenzi a centrocampo. Oddio, che ha preso 6. Oddio, che mi hai fatto ricordare. Mannaggia quel porco. Cioè, calcola che Florenzi e Manolas sono stati i primi due cambi della Roma. Perché Manolas è uscito a fine primo tempo che si è fatto male. E Florenzi, se non mi ricordo, andando a memoria, o l'ultimo cambio della Roma o comunque è stato cambiato, che ha fatto? Ma no, ma che ha fatto? Ha fatto il gol, è sempre Iago. C'hai ragione, ha fatto il gol. Chi è che avevano cambiato subito non dopo? Me lo ricordo. Ah no, era Chic. Era Chic. Quello è dopo. Florenzi. No, Florenzi che purtroppo era da annullare, ma se non esisteva il VAR, io avevo meritatamente rubato più 3. Cazzo! È questo che mi del culo, capito? Va bene. Ci si può fa poco purtroppo, dai. Leggi attaccanti. Che schifo. Mi vergogno di me stesso di aver fatto sta cazzo di formazione di rosa. Che schifo, veramente. Guarda, Tero 5. Se commenta da solo, penso di sì, no? Mertens. Sto deficiente. Ha rotti i coglioni. Cioè, vabbè, se lo continuano a far giocare, però. No, senti, ma rotto il cazzo. Se metto lui o Maxi Lopez, ormai è diventata la stessa identica cosa. Mi piglia 5,5 pure Maxi Lopez. Guarda, Maxi Lopez non fa che 5,5. La prossima volta mi sono rotto il cazzo.
metto Maxi Lopez per proteste. Per proteste, va così poi Mertens te fa la tripletta. Da quando è che non segna Mertens? Parecchi giornali. Da quando ho cominciato parecchi a perdere giornali, al fantacaccio, ragazzi, più saranno due mesi. Però prima mi segnava una volta la doppietta di Roux, una volta la doppietta del Sharawi, una volta Kurtic me la buttava dentro. Si sono fermati gli attaccanti. Quadrato e Douglas Costa, assist di continuo, non stanno più a fare niente. E Florenzi che ne ha fatto un cazzo tutta. Da Alessandro ogni tanto qualcosina l'ha fatta. Ha fatto una doppietta, no una doppietta, ha fatto un gol all'Inter. Ha fatto un gol all'Inter, vabbè. Sì. Brozovic che lo piglio, io insegna più. Palacio che si scoccia, prima faceva le doppiette e mo si scoccia. E più i gol da destro che insegnava manco. Vabbè crema. Devi fare l'elenco da qua fino a Belotti, dopo domani. Belotti che si ripiga cagata a fa cu. Dai, vai, su, vai. Finisci. Chic 5, purtroppo per noi. I panchinari, per fortuna che non hai messo Danilo perché ti ha preso 2,5. E ha fatto autogol e mortacci sua. Autogol e ammonizione. Ma non posso dire, ragazzi, in base alla mia rosa, non è che posso dire, oh mannaggia, ho lasciato quello in panchina, ha fatto 2 gol. No, io non faccio mai, per fortuna, errori di questo tipo. Ma nonostante ciò, questo non basta perché ogni volta perdo di continuo. Perdi di continuo perché i due non segnano. Gli attaccanti si sono fermati completamente. Ma voi avete mai visto uno che da primo in classifica, da primo in classifica, perde 5 partite di fila? E ripeto, 5 partite di fila non fa. In 5 partite, ragazzi, mi ha segnato. Quante partite? Non ho capito, scusa. Sono 5. Ah, ok. Beh, non avevi capito. Hai detto 4 volte di fila, l'hai detto. Benatia è l'unico che in 5 partite mi ha fatto un più 3. Per il resto 0. Una vergogna. Una vergogna, quindi ho fatto 67 e mezzo, manca di schifo, 67 e mezzo, insomma, è un gol. Per gli attaccanti, cioè, andiamo a legge, che comunque non te segnano, fa 67. Andiamo a legge, che cazzo ha messo questo, scusa Daniele, per favore, cioè, che cazzo, 5 partite, abbi pazienza. Allora, niente, ci fa casa. Ciao, buono. Vabbè. Allora, Stracoscia 7. Okay. E vabbè, qua è stato bravo e lo ammetto, ragazzi, perché poteva mettere Sportiello, ma vi ricordo che Stracoscia se la giocava con l'Inter, che comunque era una partita difficile perché la Lazio giocava in trasferta, e Sportiello che giocava col Milan, quindi insomma... Vabbè. Da tifoso del Milan ha messo quell'altro perché ce l'aveva visto come giustamente, vabbè. Giustamente. Ok, allora Albiol 5 e mezzo, era 6 più ammonizione. Sì. Quindi in difesa, perlomeno fino a sto punto, sto meglio io perché Toloi 7 e mezzo. Vabbè, vabbè. Koulibaly 6 e mezzo. Niente da dire al riguardo. Ecco. Ma sto cazzo de Padoin, ma di mortacci su, insegna mai, insegna mai. Lo sapete che cosa significa Padoin? Non so quanti anni erano che insegnava in Serie A. Mamma mia. Cioè, do cazzo gioco a Cagliari. Cagliari in trasferta in casa dell'Atalanta. Ma chi se l'aspettava che andava a fare gol? Ma ha rovinato una domenica, un sabato. Quando erano giocato sabato? Ma ha rovinato un sabato. Ma ha rovinato le feste, la fine dell'anno. Bestemmiato al 31. Ma tu te se rende conto? Ancora me ripio. Ancora me ripio. 6 e mezzo più 3, 9 e mezzo. Non c'è niente da dire, manco. No, non c'è niente da dire perché che insomma che vuoi hai praticamente perso la che giornata. Che cosa per vuoi? Win, vabbè. Verdi 6. Verdi 6. Lulic 5 e mezzo. Bertolacci 5. 5, una schifezza, una schifezza. Suso 6 e mezzo. Suso, vabbè, il suo classico 6 e mezzo. Iago Falchi ha preso 6. Immobile, una schifezza, ha preso. Dici, oh, ti ha segnato 3 gol Immobile. Vabbè, ho perso tanta po'. E vabbè, no, Immobile 5 e mezzo. Simeone, non c'ho niente da dire su Simeone perché è un ottimo giocatore, ha segnato al Milan. 7 più 3, 10. 7 più 3, 10, ha segnato a Donnarumma, che ovviamente c'ho io un porte, ma... e va bene. Risultato totale 73. 67 e mezzo a 73. Ovviamente a 72 scatta il secondo gol. Lui per tenesse bello, ha fatto pure un punto di più. Un punto largo, sì, sì. Questo per farvi capire quanto il fantacalcio, purtroppo, una volta che c'hai sa una rosa, crudele, quando c'hai una rosa, se ne segna più nessuno. Ma a me la cosa mi fa incazzare. Dicevo, sono sempre rimasto ultimo. Vabbè, bene o male, ne vinco una, ne perdo una, ne pareggio un'altra. Rimani là. Rimani stabile. Ma uno da primo in classifica non può perdere 5 partite di fila. Ne può perdere una, ne può perdere due, ne può perdere tre. Ma però, basta. C'è da, finisce là. Finisce ancora il fatto che se sei stato primo in classifica, c'è una rosa che evidentemente te lo può permettere. Quindi, se dovessero ricominciare a giocare tutti a pieno regime, è quel se che mi preoccupa. È quel se che mi preoccupa. Ho capito, ma non può continuare così all'infinito, non può continuare così all'infinito. Quindi, prima o poi qualcuno si dovrà sbloccare. Sì. Allora, classifica: Peppone Culone ultimo a 13, Delfini Curiosi penultimo a 14, quindi c'è stato lo scavalco. Real Saragnocca 18, Atletico Vanguff 20, lo Spoglios Hermanos 20, Gabomen da 5 giornate fermo a 24 punti, quinto classifica. Che schifo. Gladiator addirittura allunga a 29, 5 punti, sono arrivato a 5 punti dal quarto posto. C'avevo 2 punti di vantaggio sul secondo. Cazzo. Poi uccidiamoli 30, Pierpaglion 30, passiamo alle cose fantaformali 32. 32. Cioè io in 5 giornate ho buttato al cesso un fantacalcio, sono a 24, il primo è a più 8. Da più 2 io. Eh sì, è brutta.
È brutta. E me rode pure il culo. Se riperdo la prova. No, a sto giro non lo faccio, ve lo giuro. No, veramente non lo faccio. Gioco con l'ultimo. Se a sto giro. Con Peppone, culone. Se a sto giro perdo, basta. Chiuso il pantalone. Comincio a rifare solo ed esclusivamente se comincio a vincere. Se no, censuro i video. Non voglio più che sappiate le figure di merda che faccio. Perché io ho un'immagine da rispettare. No. Dov'è? Capito? Ecco. Allora, vai. Peppone lo fa il video del fantacalcio. Non lo so, mi sa di no. Per fortuna no. Allora. Così almeno non lo sa nessuno. Non lo deve sapere nessuno. Non lo deve sapere, denuncio. Se qualcun altro youtuber comincia a fare risultati e io continuo a perdere, vi denuncio. Vi denuncio. C'è un'immagine da rispettare. Niente, ragazzi, dobbiamo fare. Dobbiamo salutare. Salutiamoci perché tanto qua è lunga. Lasciate mi piace, quindi commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo nuovo video. Forse. Forse dipende. Forse dipende, perché il 2018 sta a cominciare veramente male. Chi perde a Capodanno perde tutto l'anno. È stata brutta. Ciao.